Buonasera a lei e grazie dell'invito, come Allora, sempre. tra poco sentiamo le parole di Lagarde. Intanto le volevo chiedere, il rally di Natale ci sono ancora spazi? Ma guardi, sui mercati si respira un'aria di rally natalizio, come è solito esserci, quindi la volontà di partire bene. Tutte le giornate hanno un piccolo rally, anche oggi, poi frenate da chi invece vuole calmare gli animi, come la Lagarde, che, come sentiremo tra breve, è intervenuta per dire che l'inflazione non è ancora sotto Allora, controllo. guardi, per certo la fermo soltanto qualche istante, sentiamo Lagarde perché è arrivato proprio in questo momento il contributo, lo sentiamo. Siamo usciti da questo periodo di inflazione galoppante. Vorrei ricordare che nel mese di ottobre, poco più di un anno fa, l'inflazione era al 10,5%. Allora lì sì potevamo parlare di cifre difficili che avevano un impatto forte sui concittadini europei. Ora siamo tornati al 2,9%. Quindi non voglio di certo gridare vittoria, sarebbe di certo prematuro, ma abbiamo riportato l'inflazione da una doppia cifra a una cifra più vicina a quella che è il nostro obiettivo. Ci aspettiamo un indebolimento delle pressioni inflazionistiche che si protrarrà anche se l'inflazione complessiva potrebbe aumentare nuovamente lievemente nei prossimi mesi per alcuni effetti di base. Tuttavia, le prospettive di medio termine per l'inflazione continuano a essere caratterizzate da una considerevole incertezza. Insomma, Lagarde dice in sostanza, Prosciutto, il peggio è passato. Ma sì, la Lagarde fa delle affermazioni che assomiglia molto alla Sibilla Cumana dei tempi dei Romani, dove ognuno ci legge le interpretazioni che vuole. Sicuramente il dato inflazionistico del 2,9 noi dei mercati che operano sui mercati finanziari lo leggiamo anche con più ottimismo. Dall'altra parte la Lagarde non molla nulla sul fronte dei tassi di sconto e quindi non promette degli sconti sull'economia mantenendo alto la stretta creditizia. Diciamo che è un suo obiettivo personale e ormai un mantra tornare al 2% di tasso di inflazione. Il 2,9 per i più ottimisti è simile a 2, ma invece per i falchi tiratori, tra cui Lagarde, è sempre in prima linea, ci tengono sempre a spegnere un po' gli entusiasmi. Quindi, diciamo, per un taglio dei tassi bisogna ancora aspettare fronte, diciamo, Francoforte. Questo sicuramente lo davano per maggio, ma i risultati che vediamo anche oggi sembrano propendere per un maggior ottimismo. Ottimismo che però non si vuol far trapelare. Ricordiamo anche gli articoli di giornali di questa mattina che davano subito l'allarme di un Black Friday che ha aumentato gli acquisti dei beni durevoli e che quindi porterà forse un picco di inflazione nel mese di dicembre. Ecco, e quindi un Natale caldo anche da un punto di vista di acquisti. Questi allarmismi cosa fanno? Fanno sì che il mercato sia molto effervescente e ci si vedono dei titoli che a distanza di pochi giorni fanno più 5 meno 5. Quindi non sembrerebbe il mercato ideale per i risparmiatori che abbiano una visione di lungo termine, ma più verso chi ha un'ottica speculativa di breve periodo. Cosa che diciamo noi non consigliamo mai ai piccoli risparmiatori di affrontare. Allora, vorrei tornare su quelle che sono, diciamo, le possibilità di un proseguo del rally nell'ultimo mese, quindi il cosiddetto rally di Natale. Questa analisi di Dan Greenhouse, che è Chief Strategist Economist Solutions Alternative Asset Management, dice l'ampiezza, diciamo, di questo rally è ancora incoraggiante. It's been a really strong rally off the October 27th low, call it 10 plus percent in just a couple of weeks. Before we came on, I took a look back over the last couple of decades. This has only happened a couple of times, and you might think after such a strong rally over a short period of time, the market might be in for some period of digestion or a pullback. And historically, that's not the case. When you look out 1, 3, 6 months, by the time you get out 6 months,
after this type of a move, the market's usually up 330 basis points more than your average occurrence. And so usually this is followed up by stronger performance, and I think going into the end of the year that's probably going to be the case this time. Chiaramente Greenhouse faceva riferimento al mercato americano in primis, che poi, come sappiamo, ha inevitabilmente un impatto su, anche sui mercati europei. E dice, di solito dopo una forte accelerazione come quella che abbiamo visto c'è una pausa, ma in questo caso non ci sono segnali appunto che arrivi un momento, diciamo, di frenata da parte dei mercati. Lei cosa ne pensa? Ma guardi, le dicevo, l'entusiasmo è il segno positivo che l'economia regga anche e nonostante tutti i rincari dei tassi inflazionistici e dei tassi reali del credito, è una testimonianza che posso portare. Quindi una linea di fondo positiva che potrebbe portare sui massimi la borsa italiana proprio nel rally di Natale. Dall'altra parte, se questo è valido per il macro trend, ci sono alcune azioni che vedono registrarsi il più 10, più 20% in un paio di settimane, quindi allineate a macro trend, altre che lasciano sul terreno qualche punto percentuale, ovvero non bisogna farsi attrarre da facili guadagni di mega trend, bisogna saper andare a scegliere quei titoli che magari hanno lasciato sul terreno tanti punti percentuali, specialmente io indico le small cap, che ce ne sono alcune molto svalutate che girano intorno al 4-5 per l'EBITDA e che non hanno ancora iniziato il rally di Natale. Altre lo hanno già anticipato anche grazie alle ottime semestrali pubblicate tra fine settembre e ottobre e poi masticate nelle settimane successive dai mercati. Eravamo già intervenuti appunto andando a indicare alcuni titoli che sia personalmente che come Redfish abbiamo acquistato in anticipo del rally di Natale e che ci hanno dato delle ottimi risultati di rincorsa su, appunto, raggiungendo quasi i massimi di mercato. Vedete anche la notizia che ha dato lei prima di Unicredito, che ha corso molto, ha lasciato sul terreno un 1% sulla base di queste notizie, ma anche questo è un titolo solido che darà soddisfazioni sia nel rally di Natale che nei primi mesi dell'anno prossimo, in quanto le banche stanno creando dei nuovi record in termini di margini di intermediazione e anche è svanito ormai dall'orizzonte quella minaccia che ci fosse un'extra tassazione da parte del governo italiano, e quindi proprio il comparto bancario, che ha dato tante soddisfazioni, potrebbe essere quello che farà partire il rally di Capodanno. Per quelli un po' più meno avversi al rischio, suggerirei di andare a vedere effettivamente le small cap che hanno perso di più nell'ultimo mese, mese e mezzo, spesso sulla base di timori che adesso sembrano un po' più svanire anche sulle parole odierne della Lagarde. Su quelle devo dire che, anche se il mantra è sempre diversificare il rischio, ci si può prendere con piccole cifre delle belle soddisfazioni di guadagno. Allora, grazie Pescetto per essere stato con noi, buona serata e alla prossima occasione. È sempre un piacere, vi attendo, siamo quasi con affetto ormai. Grazie, la ringrazio. Allora, prima di Natale faremo un nuovo, vedremo se questo rally è riuscito o meno. Grazie, buona serata.